/radioweb presenta. High Tech, il futuro è oggi. A cura di Rocco Clementelli e Barbara Zanatta. Eccoci, High Tech. Hi Rocco Clementelli, bentornato. Hi. Ecco, buonasera. Abbiamo sgraffignato qualche minuto, ma oggi era un po' speciale il pomeriggio, perdonaci. No, assolutamente, no, è stato bellissimo, l'ho ascoltato tutto, quindi è un po' la storia dell'Unione, no? Assolutamente, quindi, sì. Era un pomeriggio importante. Allora Rocco, una nuova trasmissione, si parla di tecnologia, intanto spieghiamo il titolo, questo High Tech, che non è High Tech. High Tech sarebbe un ciao alla tecnologia. Ciao tecnologia, quindi... cercheremo in maniera più semplice possibile di spiegare agli amici qua della radio le nuove tecnologie e le nuove prospettive che ci può aprire sostanzialmente. Quindi, e non sarai solo? Non sarò solo, sarò questa volta accompagnato da una splendida collaboratrice che si chiama Barbara, non la vedo in linea però. No, c'è, è al telefono. Ah, ok. Ciao Barbara, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'ospitalità in questo spazio. Barbara Zanatta è con noi. Prego Rocco. Allora, sarà un po' particolare questa nuova trasmissione, perché oltre a essere appunto una vetrina, insomma spiegheremo un po' come funzionano alcuni dispositivi, alcune tecnologie, ci sarà proprio l'atto pratico, come fare un'operazione o un qualcosa su un'app o su un dispositivo sostanzialmente, e in maniera proprio paro come viene fatta sostanzialmente, quindi in diretta, tutto live, senza trucchi, senza inganni, quindi... Cercheremo di... Tutto live lo sentiamo, dal sottofondo. Scusate. No, nessun problema. Il bello della diretta... No, è che non posso metterlo offline perché altrimenti non riesco non ad accedere all'applicazione. Non funzionerebbe nulla, certo. Evidentemente, certo. Scusate. Si sta scaldando i muscoli, Barbara, perché... No, la prima figuraccia è andata. Ma ci mancherebbe. Che cosa le farei fare oggi, caro Rocco? Allora, esiste un'applicazione che è già in giro da un po' di anni sostanzialmente, però forse è dimenticata dai più perché magari non se la ricordano o perché non hanno ancora capito bene il funzionamento o la validità che può avere questa applicazione. L'applicazione in questione ci permette di avere un'audiodescrizione, nel nostro caso, oppure dei sottotitoli per gli audio lesi, che è portatile, quindi te la porti al cinema, te la porti a casa di amici, magari se ti vuoi vedere, volete vedere un DVD o un film in streaming, e con questa applicazione tu hai le tue audiodescrizioni in tasca, sostanzialmente. Quindi stiamo parlando di che stiamo parlando, Barbara? Di Movie Reading, che è un'applicazione che io personalmente ho scoperto e utilizzato da pochissimo, ed è un'applicazione che, da quello che il mio mentore mi ha fatto sapere, è utilizzabile sia su iOS che su Android. Quindi, io, se riuscite a sentire, vi faccio la dimostrazione. Movie Reading. Si capisce? Si sente? Sì. Perfetto. Allora, Movie Reading, dunque. Si accede all'applicazione. Accedendo all'applicazione ci sono i vari pannelli. Noi andiamo a cercare... Il catalogo. Dove possiamo cercare il film, nella speranza che sia audiodescritto naturalmente, sia per nome, per il titolo in questo caso, sia le ultime audiodescrizioni che fornisce. Comanda 4, ad esempio. Un altro Ferragosto, pulsante. Possiamo provare con un altro Ferragosto, è brutto, non si fa pubblicità, però non posso fare diversamente. Allora, decidiamo di andare a vedere un altro Ferragosto, quindi... clicchiamo due volte su un altro Ferragosto. Catalogo, pulsante indietro.
un altro Ferragosto, audiodescrizione, italiano. Ovviamente mi dà la scelta tra audiodescrizione o sottotitoli, noi scegliamo audiodescrizione. Descrizione, italiano. Sottotitoli, barra pannelli, My Movies, è selezionato, catalogo, messaggi, pannello, 3. Sottotitoli, audiodescritti, contenuti, un altro Ferragosto, intestazione. Ah, allora. Un altro Ferragosto, ecco, adesso intestazione, per contenuti, audiodescrizione, audiodescrizione, vabbè. Audiodescrizione, italiano. Dovrebbe scaricarmela. Contenuti, sottotitoli, non so, è selezionato, catalogo. Andiamo a vedere su My Movies, perché a questo punto, quando viene scaricata, dovrei ritrovarmela su My Movies. My Movies, un altro Ferragosto. Esatto. Eccola qui. Quando appunto è stata fatta l'operazione di download, si mette rigorosamente il telefono offline, anzi, per meglio dire, modalità aereo attiva. Si toglie la luminosità dello schermo o riducendola allo 0% oppure attivando la tenda schermo. Si inserisce l'auricolare. Un altro avviso: guarda questo film, pulsante, eliminare elemento. Guarda questo film. Avviso, ricordati di impostare la luminosità del display a livello minimo, esatto. Disattivare lo schermo di blocco e attivare la modalità aereo sul dispositivo. Premi ok, pulsante. Ok. Avviso. Ovviamente adesso non parte perché deve sincronizzarsi con... Esatto. Film, certo. Appunto, la cosa bellissima, come diceva Rocco poc'anzi, che funziona al cinema ed è fantastico, ma anche con la televisione. Quindi, anche con un film in TV oppure appunto in streaming, è importantissimo averlo sempre con noi. Indubbiamente è una bella soluzione. E noi ogni mese abbiamo ospiti Vera Arma e Carlo Caffarella, che sono coloro che con la loro associazione realizzano le audiodescrizioni e insomma lavorano su questa app. Quindi davvero grazie per avercela presentata, perché è un modo per stimolare i nostri ascoltatori a scaricarla, certo, e ad utilizzarla. Sì, infatti poi molto spesso la scarichiamo, poi ce la dimentichiamo. È vero. Poi, sì, poi ci sono, ma come si usa? Sono un po' di anni che c'è, però l'idea proprio me l'ha data Barbara, perché lei è un amante di film e sapeva di questa app, ma non l'aveva mai usata. Poi sostanzialmente, da quello che avete ascoltato, è facile, è intuitiva, quindi adesso si non la lasci più, Barbara? Assolutamente no. Diciamo che ho visto film che non avrei assolutamente capito minimamente, e il piacere di andare al cinema senza avere qualcuno che ti deve audiodescrivere in diretta le scene mute è impagabile per me. Per me è stata una scoperta straordinaria, veramente. Infatti sono molto grata per questa applicazione, come per molte altre, ecco. Intanto mi intrometto soltanto perché è già connesso con noi, intanto lo salutiamo che arriverà al suo momento, Marino Attini, ragazzi. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio, Marino. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao. Benvenuto ad High Tech. E ci tenevo ad essere presente perché il veramente battesimo. Sì, beh, insomma, io ho ho avuto una grande fortuna a conoscere Rocco Clementelli alcuni anni fa e immediatamente entrare in empatia, perché naturalmente è un appassionato e questo è fondamentale, cioè lui ha proprio la passione di tutta quella, non solo domotica, ma domotica, informatica, tutti quei servizi digitali che sono, permettetemi il gioco di parole, al nostro servizio, quindi che ci diventano utili nella vita quotidiana, e questo è un elemento molto importante. Rocco poi ha iniziato anche ad affiancarmi in orizzonti multimediali, e direi che questo è proprio il passaggio giusto, quindi un programma invece di approfondimento, cioè di toccare con mano, come abbiamo visto poco fa, l'applicazione, e credo che sia Rocco che Barbara, e gli auguro soprattutto un grande successo con questa rubrica, con questo appuntamento, perché veramente se lo meritano, cioè sono persone che lo fanno proprio
con convinzione e con passione. Questo è sempre un elemento vincente, per cui ci tenevo proprio a fare gli auguri a loro, perché avevamo bisogno anche di sentire voci nuove, voci giovani e voci motivate, soprattutto che sono tra i nativi digitali, ossia quella generazione che, diciamo, sono nati in un periodo storico in cui si utilizzano queste nuove modalità, diciamo, di facilitazione della nostra vita, che naturalmente dobbiamo selezionare tra quelle che facilitano e quelle che incasinano, e quindi questo è sicuramente un elemento che Rocco sa selezionare benissimo, per cui credo che questa trasmissione, anzi ripeto, glielo auguro che questa trasmissione abbia un bel successo. E come diceva giustamente all'inizio, iTech è una trasmissione di approfondimento, quindi una trasmissione che tocca il lato pratico, mentre poi Orizzonti Multimediali, dove appunto Rocco è sempre presente nella mia rubrica, e invece una vetrina nella quale noi appunto abbiamo tante tematiche sulle quali discutere, perché parliamo fondamentalmente dell'accessibilità delle applicazioni, quindi di come facilitare la vita dal punto di vista dell'accessibilità, proprio perché è una rubrica di Invat. Quindi tanti auguri ragazzi, veramente di cuore, ve lo meritate. Grazie. Ed è giusto che invito tutti a seguire questa bella rubrica, e la seguo anche grazie io mille. Con voi. Grazie, grazie, grazie di cuore. Grazie, grazie. Naturalmente faccio anche un saluto naturalmente a Luisa, a Renzo che sono in studio, e ai tecnici che sono sempre presenti e sempre validi dall'altra parte del vetro. Grazie, okay. Marino. Grazie, Marino. Saluto, a presto. Rocco. Sì, volevo dire che era stato annunciato il Galeazzi, no? Andrea Galeazzi, che è il famoso youtuber tecnologico che doveva parlarci di alcune peculiarità sull'intelligenza artificiale e su altri argomenti, però mi ha scritto alle 3 che non ce la faceva, perché lui stava registrando un video, ha detto se finisco in tempo, mi disse la settimana scorsa, ci sarò. Però poi alle 3:30 mi ha scritto: guarda, non ce la faccio, siamo incasinati, è successo un problema, non so, avranno avuto qualche guasto tecnico, qualcosa, quindi sarà con noi in qualche altra occasione. Comunque ci ha promesso questo, okay. Allora, giusto perché era stato annunciato, era giusto dirlo. Di cosa ci parliamo oggi? Dopo movie reading. Ecco, movie reading l'abbiamo visto al lato pratico. Molto spesso ci chiedono se conviene acquistare un telefono ricondizionato, uno smartphone, soprattutto un iPhone, diciamo di qualche anno, e visto i prezzi esagerati, no, che hanno questi dispositivi, tra virgolette, è giusto magari prenderlo usato con garanzia. E sto fregando l'argomento a Galeazzi, perché anche questo doveva parlare. Non si può lamentare, però, gli assenti hanno tolto. Non si può lamentare, in questo caso non è in diretta, però vabbè. Fatto sta che, visto i riscontri che ci sono, insomma, ho fatto un po' di giri sui siti che propongono appunto ricondizionati, e ci sono davvero delle belle sorprese. Per chi non è, diciamo, collegato molto alla moda, no? Nel senso che dice: wow, io devo avere per forza l'ultimo modello, tipo l'iPhone 18, no? Io voglio l'iPhone 18, e quindi appena, anzi me lo prenoto già, anche se esce fa 3 anni, lo voglio. Per queste persone, per queste persone c'è poco da fare, però per chi dice: io voglio qualcosa che mi funziona comunque bene e non mi voglio svenare, esiste questa possibilità. Su questi store, che ce ne sono diversi in Italia, non faccio mai nomi, comunque basta cercare cellulari o smartphone ricondizionati e escono fuori molte aziende, proprio sul nostro suolo, quindi proprio italiane, quindi niente di cinesi o altro, o che ne so, dall'altra parte del pianeta. E sono praticamente dei telefonini, appunto, di persone che li cambiano molto spesso, che loro prendono indietro anche pagando in contanti molto spesso, quindi se qualcuno magari ha voglia di venderlo, loro li ritirano,
fanno dei test con strumentazioni varie, quindi banchi di prove e quant'altro, verificano le batterie, verificano addirittura con le lenti di ingrandimento se ci sono dei graffi sui vetri, sui display o se hanno delle ammaccature, insomma controllano in maniera molto accurata il dispositivo. Nel caso ci siano dei danni, viene declassato, nel senso loro hanno una classificazione un po' come si fa con la frutta, no? Classe A, classe B, classe C, e così classificano anche gli smartphone appunto di questi usati che vengono rivenduti. Se la batteria è sotto il 90% viene sostituita con una batteria nuova, se ci sono i connettori dell'alimentazione che vanno cambiati, li sostituiscono, insomma verificano un po' tutto quanto la struttura del telefono e poi danno appunto una tabella, quindi con le varie classificazioni, e si possono avere dei cellulari tipo un iPhone 12 Pro ad esempio, che è un ottimo smartphone che ha soltanto 3 anni, a meno della metà del prezzo, quindi sulle 400 euro si ha uno smartphone che costava 1500 euro magari con la batteria nuova e se in classe A, A++, insomma i vari livelli, perfetto, quindi senza graffi, senza ammaccature, con la scatola originale, insomma tutta una serie di peculiarità che ti danno la possibilità di avere un telefono che puoi usare ancora per 5-6 anni con un terzo del prezzo ufficiale. Tornare troppo indietro del tempo, nel senso magari, che ne so, io ma sì, non voglio spendere troppo, prendo un iPhone 8, lì forse non conviene più, a meno che uno non decide di prendersi un cellulare di scorta per un'eventualità, che ne so, mi cade, si rompe, rimango senza telefono, oppure lo presto con un amico o quant'altro, allora lì con 80 euro ti puoi fare un iPhone 8 sempre ricondizionato, quindi sempre con la batteria nuova, che comunque ti dà la possibilità di utilizzarlo in maniera tranquilla. Ovviamente il limite è che non si aggiornerà più, però per un muletto anche questo è consigliabile eventualmente se uno ha bisogno di un telefono di urgenza, diciamo così. Di quant'è la garanzia su questi telefoni? La garanzia su questi tipi di dispositivi varia a seconda dell'epoca, nel senso che più sono vecchi ovviamente ti danno meno garanzia, e quindi vanno dai 3 ai 6 mesi a un anno, dipende appunto dall'età del dispositivo. Se tu prendi un iPhone 14 o un 14 Pro, la garanzia è di un anno sostanzialmente, quindi un telefono di un anno fa pagato 300-400 euro di meno di quanto costa di listino, hai comunque un anno di garanzia. E poi se non ti piace c'è sempre il soddisfatto o rimborsato sostanzialmente. Si trovano soltanto iPhone o Samsung, perché sono quelli che nel tempo hanno la possibilità di darti un riscontro di valore, no? Cioè un prezzo costante nel tempo, perché sennò se prendiamo un'altra marca, purtroppo dopo 2 anni io magari lo vado a prendere ricondizionato e nuovo costa di meno perché il prezzo è sceso. Perché parliamoci chiaro, molte aziende ne fanno uscire uno ogni 4 mesi e quindi è inevitabile che il prezzo crolla. Però sugli iPhone questo no, non succede, quindi oppure, che ne so, uno vuole prendere un iPad, anche vendono anche il PC Mac, quindi è un po' un mondo da scoprire eventualmente, e per chi non vuole l'ultimo modello o per chi ha necessità di un secondo telefono. Okay. Avete domande? Io ti sto ascoltando con attenzione sulla questione delle garanzie, sul fatto, perché poi fondamentalmente sul dispositivo dal punto di vista tecnico non ho dubbi. Certo, bisogna potersi fidare del ricondizionatore, della sua professionalità, perché una volta bypassato questo è chiaro che sono delle ottime opportunità, specie per i secondi telefoni, come dicevi. Sì, io se posso fare un nome di un'azienda, Trend Device ad esempio, che è una realtà molto grande in Italia, ormai sta aprendo negozi anche dove tu vai lì, gli porti il cellulare, loro lo verificano al momento e ti danno i soldi istantaneamente, quindi in più se vendono anche in questi centri che stanno aprendo un po', so che ce n'è uno a Bologna, a Milano, a Napoli, quindi si stanno allargando. È una realtà italiana
seria che anche il Galeazzi di turno aveva certificato, ma gli frega un po' del certo, a questo punto. aveva certificato proprio lui andando a visitare l'azienda perché l'avevano invitato e ha visto come lavorano i ragazzi e poi tutti giovanissimi, come ha detto giusto Marino prima, i digitali, no? I nativi digitali, tutti in gamba a smontare questi telefoni, a guardarli, controllarli e tutto quanto. Dalla regia c'è stata una ola sui nomi che hai fatto, eh? Sono Ah, sì? molto d'accordo. Sì. Ah, bene, bene. Tu, E Rocco, mi insomma. avevi parlato anche del fatto di ricondizionare il proprio telefono. Sì, eventualmente si può fare questo tipo di operazione, quindi sostituire la batteria, far verificare lo stato del proprio dispositivo, ovviamente pagando la manutenzione, diciamo così, e però se tu hai un bel telefono che dici non è mai caduto, non è che solo che la batteria è un po' così, magari lo spinotto che si ricarica un po' lento perché mi muovo troppo quando lo ricarico e parlo al telefono, l'ho rovinato. In questo caso, queste società, questi negozi fanno anche la manutenzione straordinaria, quindi ti ricondizionano il tuo cellulare e poi te lo ridanno. Tu paghi il costo della manutenzione, del tagliando, come si fa per le auto sostanzialmente. Faccio una domandaccia, ad esempio la Apple non ricondiziona i propri device? No. L'iPhone li ritira ma non li ricondiziona. Si appoggia ad alcune aziende esterne e diciamo, se lo riprende, lo manda a queste società esterne e poi lo rivendono ricondizionato con altri prezzi però, ben Beh, diversi da queste certo, società italiane. Eh immagino. sì, come al solito. Immagino. Sì, ma loro proprio non lo fanno fare, sì, co con la sopravvisione loro, ovviamente, ma ripeto, basta insomma fidarsi di queste, cioè non del negozio sotto casa, magari se non lo conosciamo bene, ma di un'azienda un po' più Più importante attendibili, che ha certo. dei riscontri nel tempo, insomma. Chi è? Miguelon Zarrillo, che era stato con noi, non voleva ridarci la parola. C'era stata pure questa coda Come al mai hanno suo messo brano. Zarrillo? Che vorrà dire? Perché? Secondo me c'è un qualcosa di arcano. E di Arcano, arcaico anche, sì. ma cano più che Di arco. Ma arcaico. sì. Torniamo con Rocco Clementelli, E la Barbara prima puntata di Zanatta. High Tech. High Tech, è rimasto con noi anche Marino, eh? Sì, c'è anche Marino, ve lo posso Superattivi. confermare. Prego, caro Caro Rocco. Rocco, dopo aver Sì. Ecco, ricondizionato il cellulare. dopo lo shampoo al telefono, Barbara, di che cosa parliamo adesso? Direi di intelligenza artificiale. Paura! Perché? Vediamo se ci È una cosa togliete che. il timore, che noi ogni tanto ci spaventiamo quando ne sentiamo parlare. No, Bravi, anche bravi, quello per. andate subito sulle cose toste. L'asta tosta. Argomenti potenti questi, Eh già. per la prima puntata. Bravi, bravi. Allora. Che questa anche per noi è una grandissima invenzione, ho scoperto. Perché, appunto. Scopriremo poi se si tratta più di una chance o se può essere anche pericolosa. Ma come tutte le cose, a seconda di come le si utilizza. Quindi. Rocco, che cosa vogliamo dire dell'intelligenza artificiale? Quale aspetto vogliamo analizzare oggi? Ma io direi di analizzare la parte che ci interessa di più a noi, cioè il discorso di dialogo e interazione, no? La possibilità che ci dà questa tecnologia, boh, ce ne dà tantissime, eh? E diciamo che dove viene impiegata non ha limiti per quanto possiamo vedere adesso, cioè fanno di tutto di più, però a noi magari interessa l'interazione, quindi il dialogo, parlare con lei e utilizzarla per migliorarci la vita sostanzialmente. E come può farlo? Lo può fare, cioè ha già iniziato, tramite le applicazioni che noi abbiamo sugli nostri smartphone,
tramite appunto il riconoscimento delle immagini, molto presente anche in Be My Eyes, in Sengai, in in altre tipo sui telefoni Pixel, dove ce l'hanno già integrata nelle videocamere, oppure sui Samsung, anche lì è presente proprio a livello hardware. Che cosa porta di nuovo? Quali ulteriori possibilità? Ad esempio, allora, nelle app che hai citato, no? In Be My Eyes. Allora, nelle app che ho citato, di cui faremo una dimostrazione nelle prossime puntate, mm-hmm. E di questo se ne occuperà Barbara sicuramente. Ma guarda un po'. Buona sì, lo compro adesso, ok? Ok. Un a caso, queste applicazioni ci danno, ad esempio, Be My Eyes, e ormai ce l'avete tutti, penso, ascoltatori, sui vostri telefoni. Chi non ce l'ha, la può scaricare sia su Android che su iPhone. E tramite l'interfaccia, appunto, con l'intelligenza artificiale, che c'è un pulsante che si chiama proprio Be My Eyes, quindi non nella modalità chiama un volontario. A proposito, voglio dire un dettaglio su questo appunto. Praticamente, quando abbiamo attivato la prima volta Be My Eyes, era disponibile solamente chiama un volontario, quindi chiamavi una persona... Sì. Inquadravi, che ne so, gli spray del condizionatore, dici perché questo non si accende, lui ti diceva vedi che così. Hanno aggiunto questa modalità che non è, molto spesso non è disponibile per chi aveva un altro account, quindi se io l'avevo già attivato in quella modalità lì, a parecchie persone mi è capitato, mi hanno chiesto perché a me non c'è la nuova modalità. Probabilmente si era l'applicazione, anche se si aggiornava, non si abilitava al nuovo sistema. Sostanzialmente. Quindi va rimossa e reinstallata? Non risolvi nemmeno così. Bene. Va cambiato la... Sì, quindi rimossa, disinstallare tutto, ricercarla sullo store, riscaricare e mettere un account differente. Quindi utilizzare un'altra mail e un'altra password. Fantastico. E automaticamente l'app si trasforma nella nuova versione. Quindi con la possibilità di scattare una fotografia e analizzarla sia in maniera istantanea, quindi io scatto una foto e mi dice dopo qualche secondo che sei, che ne so, sul marciapiede, ci sono degli alberi, ci sono delle macchine parcheggiate, il percorso sembra in ordine, quindi non ci sono problemi e non ci sono ostacoli, quindi anche specifica anche il fatto che magari potrebbe esserci, che ne so, dei lavori in corso, un'impalcatura, un bidone. Una qualsiasi cosa, veramente. Sì, è molto molto precisa in questo. Io una volta gli ho chiesto anche se qualche cane aveva fatto qualche scherzetto in giro di là, ma ha detto non vedo nulla di, insomma, sì, molto precisa. Non vedo deiezioni. No, però. Non vedo nulla. No, lei ha detto, vabbè, lasciamo stare. Lasciamo stare quello che ha detto. Possiamo immaginarlo. Possiamo immaginarlo. Comunque funziona molto bene. In più, può essere condivisa un'immagine. Noi prendiamo un messaggio WhatsApp, molto spesso nei gruppi, quelli generici, no? Vengono mandate decine, solo foto praticamente. E quindi molto spesso... l'iPhone in alcuni casi riconosce la foto anche sul Pixel, mi è capitato di provarla. Quando ti arriva una foto su WhatsApp, lui c'ha una specie di OCR integrato, no, una specie, ci avrà un OCR integrato che comunque analizza l'immagine e ti dà una sommaria descrizione, però appunto è sommaria. Invece condividendola con Be My Eyes, scatta la modalità appunto IA avanzata e lì ti dà proprio l'analisi precisa e dettagliata della foto, quindi proprio ti dice, che ne so, cagnolino con la nuvoletta sulla testa che dice buongiorno e sì, magari cane colore giallo col fiocchetto rosso, labrador biondo, cane giallo. Labrador biondo col fiocchetto rosa, quindi sicuramente una femmina, per dire, no? Ti dà anche questo dettaglio qui. E
o molto spesso si può far arrabbiare qualcuno perché se gli fai una foto ti dice signora anziana, esatto. Lì è una gaffa, signore però... anziano anche, o signore anziano, o signore attempato anche dice, quindi pure usano... che non migliora la situazione comunque. Non migliora la situazione, fa incazzare qualcuno. A Renzo dice sempre così quando gli scatto le foto, sempre. Sì, attempato. A dice, volte lui, dice lui anche stai, calvo. Stai attento. Allora, il segreto, il segreto è fare un sorriso. Toglie 10 anni. Sì? Sì, allora, se fai la foto con una persona seria così, ti dice uomo di 60 anni. Come 60 anni? Cioè, mi dai 20 anni di più. Poi fai il sorriso. Ah, persone di 38 anni. Ah, cioè, solo, cambiando solo la faccia. Hai quindi visto? Probabilmente interessante. Le persone tristi portano a essere... Mentono queste app. È un buon insegnamento di vita, comunque. Sì, quello è vero. Eh sì. E quindi, diciamo che è un'ottima... io lo considero proprio un ausilio, questo tipo di IA, no? Utilizzato in questa maniera, come anche Sengai. È un vero e proprio... L'altro giorno è arrivato il corriere, mi ha portato un pacco e io ho detto, scusa, non ho ordinato niente. No, ma questo è tuo. Ma ha lasciato lì e se n'è andato. Ho letto con Sengai e non ero non io. Non era tu. Però potevi aprirlo, verificare se la cosa era interessante. Non lo so, magari era qualcosa che ne so. Istigazione al furto? No. No, non è istigazione al furto, è questione che aveva una forma strana, quindi ho evitato di aprirlo. Ecco. Per evitare incidenti diplomatici tra vicini di casa. E in più ce l'abbiamo, questa famosa IA, anche in casa, no? Cioè, oltre alle app che abbiamo citato, no? Poi ci sta anche Orion, che non ho nominato, però vabbè, presto avrete una sorpresa. Ma a proposito di in casa, anche la principessa Alexa... Esatto. Dicono è che è un'IA. Diciamo è stata la versione... è stata implementata in qualcosa? Ancora no. Però poi gli faccio lo scoop a Galeazzi così... Così impara a venire in diretta. Perché tanto noi stiamo facendo fischiare le orecchie. Pensa, noi poi questa trasmissione la inseriamo su YouTube, quindi gli fai concorrenza. Ecco, il 10 aprile ci sarà una bomba di Amazon. Perché ossia? Io l'avevo invitato anche a Orizzonti Multimediali con Marino mercoledì 10 aprile, mi ha detto no, perché sono da Amazon che c'è una bomba, appunto su. Poi ho detto, non ti dico altro, va bene, perché probabilmente pensava che lo dicessi in radio, quindi l'ho detto. Quindi vedremo. Arriverà sicuramente sul primo binario questa evoluzione della nostra amica. E... Ti do un'anteprima. Bravo Marino, molto ecco, vai, bene. Marino, vai. Aprile ci saremo anche noi, perché proprio oggi ho parlato... col nuovo responsabile Italia di Alexa, sì. E quindi ci hanno invitato proprio per presentarci questa la novità di Amazon. E non diciamo niente, lasciamo la sorpresa. Ma è una bella cosa, tu già lo sai? Non te lo ma chiedo. So circa, dovrebbe essere una cosa molto molto bella, ma però a me piace toccare con mano, quindi finché non ho qualche informazione più precisa, diciamo, teniamocela ancora nascosta. So che sei curiosa tu. Sono curiosa perché avevo letto addirittura che iniziavano a mettere dei comandi per attivare le intelligenze artificiali. Sì, ma... L'hanno già fatta vedere loro l'anno scorso, a novembre, hanno dimostrato come funziona. Ed è interessantissimo, perché il CEO di Amazon... Prepara il caffè? Fra un po' veramente? Anch'io. Ti dirà fammelo tu, perché io non mi voglio alzare dal divano. Più o meno, già dice ci cose siamo. Analoghe, sì. No, lui dialogava con lei in maniera proprio come se come stiamo chiacchierando. E adesso si è girato verso il pubblico, lei si è fermata perché ha visto che non stava parlando più con lei, probabilmente con i sensori e con la telecamera della, certo. Dell'Echo Show in questo caso.
Quando lui si gira dove sedere, lei gli ha risposto alla domanda che lui aveva fatto. Incredibile. Quindi, incredibile, sì. Fantastico. E poi vogliamo dire che i nostri dispositivi in casa, quindi gli Echo che abbiamo tutti quanti in casa, sì, si aggiornano. E quindi parliamo dell'aggiornamento di Alexa. Come fare un aggiornamento ad Alexa? Come tutti i sistemi informatici, tecnologici di ultima generazione, ormai si aggiorna tutto, no? Quindi anche noi ci aggiorniamo. Ciao, sì, sì, ci aggiorniamo domani, quindi ormai ci aggiorniamo anche noi. Però poi qualcuno mi deve aggiornare, però sì, oppure qualcuno mi deve aggiornare, ecco. Premi il tastino qua perché non mi sto aggiornando. Sì, infatti, è importante avere sempre l'ultima versione, no, di un software, perché purtroppo, come capita giornalmente, no, si sentono l'hacker ha rubato l'account di Tizia, oppure l'hacker è entrato nel server di Caio, ha fatto un macello, insomma. Se abbiamo sempre l'ultima versione, questo permette di proteggerci, perché comunque gli sviluppatori sono sempre sul pezzo, no? Cioè, certo. Ovviamente fatta la pezza c'è sempre poi la contropezza, quindi è una guerra continua. Fatta ecco, la pezza arriva il pezzotto. Esatto, e purtroppo... Il pezzotto quello vi mandano in galera. Come Vim? Come ti permetti? Si paga tutto, si paga caro, si paga che tutto. Tu hai citato il pezzotto. Per cultura personale. Adesso dice che un po' di gente si vedrà arrivare le multe, ma vabbè, torniamo ad Alex. Ma hai terrorizzato allora, la regia. Adesso staccano tutto. Guarda come va a finire. No, speriamo di no. Allora, innanzitutto bisogna fare in questa maniera. Posizionarci vicino alla nostra amica. Sì. Io adesso do il comando, quindi non vi preoccupate, non succede nulla. Alexa, verifica la possibilità di aggiornamenti. Quindi nelle case degli italiani, in diretta, probabilmente Alexa dirà che non ci sono aggiornamenti, oppure all'ultima versione del software. Su questo dispositivo è installato l'ultimo aggiornamento. Esatto. Così dice. Però, come tutti i grossi marchi, le grosse società che danno servizi, danno comunque non li aggiornano, non possono per tanti motivi aggiornarli tutti insieme, quindi che ne so, ci sono 500 milioni di Alexa nel mondo, non li possono aggiornare tutti una volta. Un po' è una scelta loro, perché mettiamo il caso che l'aggiornamento crea un bug, hai danneggiato 500 milioni di Alexa. Invece se io lo do a 50.000 ex alla volta l'aggiornamento, per rimediare, insomma, non devo rifare il lavoro. Fanno in tempo a correggere. In più, ovviamente i server poi si ingolfano, si blocca tutto il mondo, quindi anche per evitare questo. E buona prassi, appunto, fare questa domandina ai nostri dispositivi. Chi ha invece un Echo Show, quindi con lo schermo, che sono quelli da 5, sì, quelli da 8 pollici, di ultima generazione è arrivato il 3, oppure l'Echo Show da 10, anche lì c'è arrivato il terzo, quello con lo schermo robot, bisogna andare nelle impostazioni. Quindi se glielo chiedete, dici fallo tu, sostanzialmente, sì, ti dice proprio così. Vabbè, come al solito, no? Ti dice fallo tu, quindi apri le impostazioni, si aprono con tre dita dall'alto verso il basso, e si va nel pannello delle impostazioni, ovviamente attivando VoiceView, quindi la sintesi vocale, poi con due o tre flick verso destra, quando sentiamo impostazioni del dispositivo, entriamo lì, e lì c'è il pulsantino verifica, scorrendo con i flick, come si fa sull'iPhone sostanzialmente, verifica disponibilità di aggiornamenti, quindi... E poi si preme il tasto e continua a verificare se c'è l'aggiornamento, se c'è lo installa, altrimenti avrà l'ultimo e quindi tutto a posto. Questo è su tutti i modelli con lo schermo. In questi giorni ci sta il famoso Primavera Day di Amazon, quindi hanno i saldi di primavera e oggi sono iniziate le offerte.
Non comprate il 5 pollici perché è lento, lento, lento. Anche se hanno fatto la nuova versione che lo danno a 65 euro, che secondo me è Non vale 109 la euro. pena, appunto. No, il 109 euro, il prezzo ufficiale è esagerato. 65 anche, secondo me, perché l'ho provato Ormai, certo. con la sintesi vocale, praticamente si addormenta lì e dopo un quarto d'ora ti dice premi il pulsante. Ok, va bene, lasciamo aperto. Quindi andiamo su un modello più costoso, purtroppo. Quindi un Echo Show 8 di terza generazione, perché tra l'altro provvisto di protocollo Matter, di cui ne parleremo un'altra volta, e un protocollo per la smart home, quindi per la casa smart, Sì. o addirittura sul 10 o sul 15, che è ancora più grande, che è un vero e proprio pannello di controllo, nonché una TV, cioè non una TV tradizionale, però una TV senza tuner, quindi una TV digitale, diciamo così, che ti può riprodurre tutto in stream. Lo fanno anche gli altri, però questa, essendo un po' più grande, è più indicata per essere anche una televisione. Poi può funzionare col telecomando di Alexa. Sono in offerta anche le Fire Stick, le chiavette che rendono smart le varie televisioni, quindi le varie TV, i vari televisori di ogni genere, quindi anche uno di 20 anni, se ha l'HDMI, si può rendere smart. Quindi attiva, inserire la chiavetta con freccia sinistra, cioè backspace e freccia su, si attiva la sintesi e poi ce la configuriamo da soli. In questo caso, anche per come il discorso che ho fatto per gli Echo Show, prendere il modello più costoso, quindi la 4K Max, non per la qualità del video, cioè ovviamente anche per la qualità del video, però poi molto spesso mi fanno: ma io ho una televisione che non è HD, che ci faccio con la 4K? Non succede nulla, funziona lo stesso, però hai un processore molto veloce, Veloce. è un 8 core, quindi potente. Hai più RAM e, come dicevo prima, attivando la sintesi non si ferma lì e si mette a sonnecchiare come sta facendo il cane di Barbara in questo momento, che lo sento che russa. Bravo, esatto. Effettivamente. Effettivamente dovreste star russando. Proprio lui, proprio lui. E quindi costa oggi 59 euro, quindi se qualcuno è interessato da 79, quindi, anzi no, 49, 30 euro di sconto. Tutto il Allora, noi mondo, prego. siamo arrivati dal punto di vista dell'orario abbastanza in conclusione, ma chiaramente possiamo, se abbiamo ancora qualcosa da evadere, visto che siamo partiti dopo, era giusto per battere il tempo, Rocco. Sì. No, vabbè, giusto, volevo dare i consigli per gli acquisti, Sì, però. bravo. Dici? Siamo qui quasi solo per questo. Ah, ecco. Ho esagerato, eh? Il nostro esperto. Ho pensato a voce alta. Si Dici, scherza. dici, Allora, ci cosa si può sono appunto. acquistare? Cosa si Oltre a può acquistare? queste. Allora, c'è Meros che fa. Meros è un'azienda che vende domotica, quindi ciabatte smart, prese smart, luci, strisce e quant'altro. L'app è molto accessibile e i prezzi addirittura scontati del 40%. La SwitchBot mi ha mandato la mail mezz'ora fa dicendomi che vedi che stiamo facendo il 35% sui dispositivi SwitchBot, che sono. Questi sono dei giapponesi che fanno, ne abbiamo parlato qualche volta, fanno delle cose particolari, tipo i robottini che aprono le No, tende. avvertivo. Questi robottini che La aprono voglio. le tende. Sì, le serrature smart fanno il robot aspirapolvere con la base autosvuotante più piccola del mondo, che è largo tipo 20 centimetri, quindi per le case più piccole, o per gli uffici, questo si infila dappertutto, immaginate 20 centimetri, ed è molto intelligente e potente anche, quindi non è un giocattolo, funziona molto bene, ha la guida laser, quindi fa le mappe, si svuota da solo, addirittura dicono che per 3 mesi ti dimentichi il robot perché fa tutto da solo. È scontato da 500 euro a 350, quindi è un bello Non male, sconto. sì, infatti. No. E fanno le placchette robot, cioè praticamente sostituendo la placchetta dell'interruttore con quello che abbiamo in casa, no? Togliamo la placchetta e mettiamo questa qui che è robotizzata, all'interno c'è come un dito elettronico
che schiaccia il bottone proprio fisicamente, quindi diventa smart l'interruttore, ma perché proprio c'è un robottino che schiaccia il bottone. Tic. No, mitico. No, no, dico, sono incredibili questi signori. Quelli delle tende, però, devo dire che sono simpatici. Quelli delle tende, ma poi sì, sono praticamente dei robot con delle rotelle che si vanno a mettere sul binario, no, della tenda, e loro fanno camminare la tenda avanti e dietro. Però sono addirittura hanno il pannellino solare per caricare la batteria, quindi se c'è il sole che picchia sulla tenda, quindi ti ricarica da solo, quindi non c'è bisogno nemmeno di collegargli la corrente, fa tutto da solo. Se c'è troppa luce si chiude, cioè si proprio si dice, è una cosa incredibile. È grandioso. E l'app è molto accessibile. Poi fanno i telecomandi smart per i condizionatori, le TV, che in questi giorni su Casa Smart mi stanno inondando di domande. Diciamo inondando. E appunto, su che cosa, Barbara? Sui telecomandi, ma ormai hai detto praticamente tutto, sull'eco, quale da comprare, su che cosa trasforma in smart i telecomandi normali dei appunto dei vecchi televisori piuttosto che dei condizionatori, quello hai dato, esatto, tutte le informazioni più del che necessarie. Caso. Però non hai parlato delle lampadine. Sono offerta anche quelle. Sono in offerta anche le lampadine. E in questo caso la fa da padrone la TP-Link, che è un'azienda molto attiva sulla domotica, famosa più che altro per i router, i modem. Ma anche però, Igo è in offerta. Anche? Igo il pinguino? No. Il pinguino no. Ma quello vale la pena comprarlo anche a prezzo pieno. Lo so, io ce l'ho. Anch'io. Ecco. Sai che ce l'ha anche Marino. No, io stavo guardando invece che vi posso fare un'offerta con il 54% di sconto. Ma di che si tratta? Sì, ed è secondo me molto, molto stuzzicante, perché praticamente è l'offerta dell'Echo Dot, quello con l'orologio, sì, abbinato al Ring, che è quello di cui abbiamo parlato assieme a Rocco nell'ultimo Orizzonti Multimediali. Sì. Che io ho comprato ed è una cosa eccezionale, quindi invece di 162,98 euro vi posso fare 74,99 euro, quindi 87,99 euro di sconto. Il ring permette sostanzialmente sui vecchi citofoni di aprire la porta, il portone, e rispondere al citofono esattamente quello che si fa da casa, facendolo da qualsiasi parte del mondo. No. Mi è successo stamattina, comodissimo, e in più se ci sono i trasportatori Amazon che devono consegnarti un pacco, se tu lo autorizzi, loro non devono fare nulla, hanno l'autorizzazione ad aprire in quel giorno a quell'ora il portone e a lasciarti il pacco nell'atrio. E funziona meravigliosamente bene, ha una sua batteria, quindi non ha bisogno nemmeno di corrente, poi se uno vuole lo collega a corrente. Comunque stavo guardando proprio che c'è una delle offerte più interessanti è proprio l'acquisto di Alexa, che ovviamente permette di comandare anche il Ring assieme a questo piccolo scatolotto che viene collegato al citofono. Una domanda pratica che mi hanno fatto in Casa Smart proprio ieri sera: si può rispondere al citofono tramite l'Echo Dot? Si può rispondere al citofono anche tramite l'Echo Dot, sì. Ah, ok. Hai capito. Sì, sì. Ma la cosa più pratica naturalmente è quando sei fuori casa, insomma. Perché, eh sì, sì, certo. Ripeto, cioè, è comodissimo. Oggi avevo una raccomandata, gli ho fatto firmare a un'altra famiglia, però non ho avuto... Alexa. Sì, il prossimo passo. Prossimo step, sì, esatto. Benissimo. Siamo arrivati in conclusione di questa bella, comunque, frizzante, guarda, prima puntata. Rocco, andiamo bene. La prossima rock and roll. La prossima volta vogliamo sentire anche cose stranissime, perché tu so che ne puoi trovare. Va bene. Questa è una sfida, eh? Eh sì, ma io lo so è che una sfida. Ne può trovare. Okay, cose che uno dice no, ma magari neanche mi serve, però è talmente divertente che lo acquisto. Ho già un'idea. Molto pericoloso. Le cose sfizie, è vero.
Ricaricate tutte le vostre card, mi raccomando, per la prossima puntata. Assolutamente sì. Beh, è divertente, ci sono degli articoli che sono simpatici, no? A volte al di là dell'utilità, che per carità, però qualcosa di semplicemente divertente, sfizioso, un po' come il pinguino, non è male. Esatto, il pinguino che naturalmente tutti i frigoriferi del mondo ormai... C'è un robottino piccolo piccolo, grande circa 8 centimetri, forse 10, da scrivania, che ti porta la penna. Cioè lui sta, dice, portami la penna, lui viene da te e ti porta la... Bisogna vedere se trova la scrivania libera con quello che c'è sopra la mia. Ah, vabbè, così. Ci trova il robottino che la sta sistemando. Sì, eh? Si fanno compagnia. Io per esempio ho sulla cucina l'Eco Show 10, quello che ruota, no? Sì, che ti viene, sì, ti, sì, ti gira, uh-huh, e ogni tanto ti dimentichi un bicchiere, qualcosa, boom, fa qualche da. Quindi succede. E ti risponde, io non sono stato. No, assolutamente, non è mai colpa sua. In effetti siamo noi che lasciamo oggetti in giro, è vero. Benissimo. Io vi ringrazio, è solo la prima puntata e non avete idea, cari ascoltatori di Slash Radio Web, quante cose impareremo tutti insieme, quante cose ci faranno scoprire Barbara e Rocco, quindi... Soprattutto Barbara. E quante figuracce ancora posso farmi, quindi insomma c'è spazio. Ma ci mancherebbe altro. E ringrazio Marino Attini, con il quale ovviamente ci diamo appuntamento per i prossimi orizzonti multimediali. E... Certo, con grande piacere. Grazie a voi. E ogni volta che vuoi, lo sai che noi siamo qui. Certo, certo. Vi ringrazio e approfitto per rinnovare gli auguri a Rocco e Barbara. E per dire che questa prima puntata è stata bellissima perché è particolarmente rilassante, pur parlando di tecnologia, di altre cose, c'è stato proprio un dialogo da salotto, quindi continuate così che siete veramente sulla strada giusta e vincente, auguri ancora. Anche perché grazie. Già le tecnologie mettono tanta ansia, quindi... per questo, è proprio per questo motivo, esatto. Volevo ricordare, visto che comunque siamo INVAT, no? Il sito dove chi ha difficoltà di qualche genere con le app, con i siti e quant'altro è invat.info e si può aprire un ticket, oltre che poi alcuni argomenti che ho trattato qui, ci sono gli articoli presenti lì, o volendo si può iscrivere alla newsletter con qualcuno, insomma, per approfondire un po'. Chi volesse contattarvi, dove può scrivervi? Appunto sul sito dell'Invat ci può aprire un ticket. Sì, questo sì, però chi volesse magari un consiglio, qualcosa, avete un indirizzo email, oppure possono scrivere. Sì, rocco@casasmartiamo.it. No, ripeti. Rocco. Sì. @casasmartiamo.it. Perfetto. Barbara, tu vuoi lasciare un tuo recapito oppure possono scriverci a diretta@wici.it, dimmi tu. Grazie, sì, è perfetto. Ok, allora per Barbara potete scrivere a diretta@wici.it e poi iscrivetevi al gruppo Casa Smart, non mi ricordo. Sì, Casa Smart. Casa Smart. Sì, da ieri siamo anche su Facebook. L'ho visto. Siamo già follower. Cliccate mi piace, ovviamente. Seguiteli sia su WhatsApp che su Facebook, perché veramente potete ricevere tante indicazioni, tanti consigli e potrete risolvere anche tanti problemi. E noi ci diamo appuntamento al prossimo mese. Grazie davvero, grazie infinite. Grazie a voi. E benvenuti nel mondo di Slash Radio Web. Grazie e buona Pasqua. Slash Radio Web ha presentato High Tech, il futuro è oggi. A cura di Rocco Clementelli e Barbara Zanatta.